Signore e signori, salve a tutti, benvenuti nella stanza dei bottoni. La rivoluzione digitale è qui, come e perché cavalcarla? È il titolo che abbiamo scelto per una puntata che vedete sarà molto interessante, ma anche, consideravo prima, culturale, nel senso che questa sera non pretenderemo di darvi delle indicazioni concrete su come fare questo o quel momento gestionale della vostra impresa, della vostra attività professionale, ma una sorta di iniezione di richiamo su un fatto che tutti a parole condividono, cioè che il digitale è la nuova dimensione nella quale condurre qualunque tipo di attività economica, ma che poi nei fatti soltanto pochi cominciano veramente a declinare concretamente l'attività di ogni giorno. Prima di presentarvi gli ospiti che ci aiuteranno a capirne di più e a ricordarci quanto conta e quanto è anche ancora difficile diventare davvero digitali, vediamo insieme il servizio che abbiamo preparato in redazione per introdurre l'argomento. Prego, regia. Passati 20 anni da quando Nicholas Negroponte, guru dell'informatica al Massachusetts Institute of Technology di Boston, scrisse un libro dal titolo profetico Essere digitali. 20 anni volati via in un attimo, ma lunghi un secolo dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica. L'insieme delle informazioni che oggi è accessibile da uno smartphone che costa 200 euro, 2 decenni fa poteva permetterselo solo, e forse neanche, il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. Eppure è solo da poco, dall'avvento dei social media e dal decollo degli smartphone come device di accesso ad internet, che la consapevolezza della necessità e inderogabilità dei nuovi linguaggi del web è diventata universale. E non tutti sanno ancora tradurla in atto. Questa difficoltà di evoluzione digitale è pericolosa per tutti, individui e aziende, ma per quest'ultime è potenzialmente un rischio mortale. Non usare bene il web, non essere digitali, sta diventando oggi quel che negli anni 40 era non avere la corrente elettrica, una causa di emarginazione insanabile. Eppure, secondo Eurostat, l'Istituto Europeo di Statistica, nel 2014 in Italia il 32% della popolazione tra i 16 e i 74 anni non si era mai connessa a internet, non aveva mai mandato una mail, non usava WhatsApp, eccetera. Peggio di noi la Romania, dove però chi va in internet ha una velocità di connessione media ben più alta. Interi settori del terziario sono ormai totalmente digitali o stanno trasformandosi in divisioni del mondo digitale. L'informazione, la formazione, il videomaking, il ticketing, tra poco il banking. Impensabile rimanere ai margini di questa marea montante. Restarvi al centro non garantisce il successo perché la selezione è feroce e l'innovazione permanente. Ma non prendervi parte, pretendendo magari di sopravvivere con i vecchi schemi e metodi per produrre, commercializzare, progettare e crescere, è una follia. Ed oggi nella stanza dei bottoni, con l'aiuto di esperti e testimonial, cercheremo di spiegare perché. Eccoci di nuovo in studio. Allora, vi presento i nostri ospiti qui a Milano. Alla mia destra, una cosa rossa, io sono sempre contento, che è Marta Valsecchi, che è responsabile della ricerca del New Media New Internet del Politecnico di Milano. Grazie di essere con noi. Alla mia sinistra Andrea Cioffi, che è già stato qui una volta in veste di start-up, perché è il promotore ed è l'imprenditore di una interessantissima realtà che si chiama Digital Dictionary, che descriveremo a suo tempo e auguriamoci di rivederlo presto in piena attività imprenditoriale, ma è anche docente di programmazione e controllo dell'economia aziendale della Cattolica. E a Roma avremo Danilo Iervolino, che è il presidente dell'Università Telematica Pegaso, che è la più grande università telematica italiana. Eccolo qui, lo vediamo collegato. E successivamente Domenico Pontrandolfo, che è il presidente di Certipass, che è una società che si incarica di certificare la competenza informatica secondo i parametri dell'Unione Europea dei 7 livelli, nei vari livelli, che mi pare siano 7, previsti per gli accessi a determinate professioni e specializzazioni. Poi avremo anche dei collegamenti telefonici, ma veniamo subito all'argomento. Dottoressa Valsecchi, allora, anche noi abbiamo dovuto e voluto sottolineare che c'è un tema di arretratezza infrastrutturale che questo Paese patisce. Se ne è parlato chi segue i giornali, la stampa economica, in questi ultimi mesi in maniera addirittura un po' noiosa, perché è un balletto di parti in commedia che non si capisce a quale finale guardino, sulla banda ultralarga, come se in effetti poi avere la fibra ottica fosse un fattore abilitante, come dire,
ineludibile per essere digitali. In realtà forse non è così, è importante, importantissimo, però non basta avere la fibra ottica per essere digitali e diventare tali. Cerchiamo di approfondire questo aspetto. C'è più un tema di infrastruttura materiale, c'è più un tema o anche un tema di testa? Allora, c'è sicuramente un tema infrastrutturale, noi lo sappiamo, siamo l'Italia, è un paese fanalino di coda sulla penetrazione alla banda larga in Italia, quindi è evidente che sia fondamentale oggi investire sulla banda larga. Però è altrettanto vero che siamo fanalino di coda sulla copertura ma anche sulla penetrazione. Se lo siamo anche sulla penetrazione significa anche che non c'è abbastanza richiesta, non c'è abbastanza domanda, e se non c'è domanda da parte delle famiglie e soprattutto non c'è domanda da parte delle imprese, significa che mancano i servizi e manca la cultura del perché è fondamentale invece oggi sfruttare al meglio questa banda larga. Questa banda larga che appunto accelera e in certi casi abilita, però comunque come dire, anche quella media può bastare a fare tante cose importanti sul web, insomma sulla rete e comunque sulla digitalizzazione, anche perché essere digitali non significa soltanto avere delle buone connessioni, professor Cioffi, ma significa anche sapere come usare il digitale all'interno della propria struttura e della propria organizzazione. Sono molto d'accordo, anche perché innanzitutto confermo tutto quello che è stato appena detto. È certamente un problema di tipo tecnologico, ma è un problema culturale. Noi, gli italiani hanno voglia di essere digitali. Io ho qui qualche dato, il 50% dell'intera popolazione online è per esempio su Facebook e nella rete ogni giorno condivide tantissime cose, cerca le amicizie, cerca il lavoro, cerca la conoscenza, cerca opportunità professionali, però ancora capire come sfruttare a pieno queste grandi opportunità è ancora un problema, soprattutto all'interno delle nostre piccole e medie imprese, che nel 99% dei casi ha una dimensione ancora micro. Il digitale è qualcosa che cambia quotidianamente, cambia tutti i giorni, noi ne siamo testimoni con alcuni dei nostri servizi. Internalizzare questa competenza all'interno di una realtà piccola non è facile e quindi c'è un'opera di cultura molto... Un'opera di cultura da fare. Da fare. Anche perché se fino ad oggi essere digitali era un fattore competitivo che ti rendeva più forte della concorrenza, domani potrebbe diventare un fattore di sopravvivenza, cioè certo. Se non sei digitali sono gli altri che ti mangiano. È un fattore di competitività totale. Certo. Ecco, se la regia mi conferma che siamo collegati appieno con Roma, io volevo sentire a questo punto, non ancora. Allora, il tema fondamentale è quindi, diciamo, riuscire a respirare l'innovazione, anche se non sempre le mediazioni culturali a disposizione sono ancora quelle che vorremmo, nel senso che siamo un pochettino inseguiti da un'innovazione che cambia di giorno in giorno. Su questo le aziende potrebbero far di più. Sì, potrebbero far di più, però... Le fornitrici di soluzioni, certo. Informatica. Però il problema è che anche le aziende che... Stiamo realizzando il primo marketplace di nicchia in Italia per mettere insieme milioni di piccole e medie imprese con migliaia di fornitori. Abbiamo realizzato uno score di notorietà che va a misurare quanto questi fornitori sono noti. L'89% di questi sono ancora poco noti, cioè sono piccoli anche loro e quindi fanno fatica anche loro, voglio dire, ad emergere in un contesto come quello del digitale che, ripeto, continua a cambiare ogni giorno, cancellando vecchi trade-off ai quali siamo stati abituati, ma aprendone degli altri. Io quello che rilevo quotidianamente è che noi ormai viviamo su un nuovo sistema di valori che è costruito su un trade-off nuovo tutto da gestire. Lo dico solo velocemente, citiamo ogni giorno l'importanza delle relazioni. Penso che noi tutti qua siamo su LinkedIn e ci viviamo ogni giorno. Comunichiamo l'importanza del processo esperienziale, perché ce lo raccontiamo, chi fa marketing di noi e chi fa comunicazione incentra tutto sul processo esperienziale, ma non abbiamo tempo. Certo. È un paradosso questo e dobbiamo insegnarlo, noi abbiamo la responsabilità per cercare di capire come coniugare questi tre aspetti importanti che possono avere un impatto anche a livello competitivo. Il tema che mi sembra emerga è che troppa gente continua a vivere nelle imprese italiane e anche nelle professioni il digitale come una sorta di accessorio che si aggiunge, aggiunge all'automobile, un po' come se uno mettesse il navigatore o la capote piuttosto che... In realtà il digitale è quello che era la corrente elettrica 80 anni fa, cioè senza corrente elettrica le imprese non potevano più competere. E questo è il punto, anche se nella cultura storica dell'imprenditore questo non è sempre intuitivo, forse è bene che si cominci a declinare questo messaggio qui, o no?
Eh sì, è proprio così. Quello che sta succedendo e su cui le aziende si stanno scontrando è che perdono fatturato, perdono clienti, arrivano le grandi aziende multinazionali che invece il digitale lo sanno sfruttare molto bene e magicamente i fatturati delle imprese italiane spariscono. Spariscono perché il consumatore va ad acquistare online, va ad acquistare sui siti dei player internazionali. Quindi quello che sta succedendo, ma guardiamo anche le aziende media, non si vende più la carta, certo. C'è sempre meno gente davanti alla televisione, quindi anche le aziende media devono imparare a trasformarsi, devono imparare a trovare dei nuovi modalità per parlare con le persone. Le persone leggono le news su Facebook. E allora i media devono essere presenti su Facebook. E questo vale per tutti i settori, vale per il bancario, vale per le assicurazioni. Vale per tutti i settori, vale per tutti i settori, anche un settore che in questo studio è degnissimamente rappresentato con voi che siete anche giovani. Non si può dire altrettanto nella media del nostro sistema paese, che è un po' quello della formazione, anche dell'alta formazione, che è una realtà che è anagraficamente avanzata e non sempre innovativa come dovrebbe. Abbiamo adesso a Roma pronto il collegamento con Danilo Iervolino, che è presidente e fondatore della Università Telematica Pegaso. Buonasera presidente, come andiamo? La domanda è, lei contemporaneamente qui è un testimonial di una case history di innovazione digitale, però è anche un formatore o quantomeno un imprenditore della formazione che in termini generali può aiutarci a capire quanto c'è da fare e come per sensibilizzare al digitale l'ecosistema del nostro paese. Allora, intanto ricordiamo a chi non lo sapesse che significa oggi il fenomeno dell'università telematica che nasce per legge nel 2006 e che Pegaso oggi capeggia in termini proprio di leadership. Però poi spendiamo qualche parola sul tema dell'apostolato digitale, una parola che mi diverte stasera usare perché vuol dire proprio la verità, cioè spargere la fede nel digitale anche presso chi non è ancora convertito. Prego. Sì, l'Università Telematica è un'università che forma a distanza attraverso la fruizione del web e quindi con credenziali di accesso si abbattono tutte le barriere spazio-temporali, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo le persone possono tranquillamente formarsi e sia per i corsi post-diploma, sia per i corsi di laurea che soprattutto per i corsi di specializzazione nel solco del lifelong learning, della formazione continua certo. Durante tutto l'arco della vita. Devo dire, l'Università Telematica è figlia di questa grande rivoluzione culturale in atto, una rivoluzione culturale che, come è stato detto in studio, ha investito dapprima i mezzi di comunicazione, quindi l'intrattenimento, oggi il canale più sociale è Facebook anziché Twitter, ha investito le modalità di acquisto attraverso l'e-commerce e non poteva non avere influenza anche negli anfiteatri del sapere quale le università. Cosa cambia? Cambia che ormai c'è una portabilità del sapere che può essere fruita non solo nei luoghi formali deputati a questo, le scuole e le università, ma anche attraverso dei luoghi informali, attraverso il web, quindi diventa molto più democratico. L'università e la formazione viene assorbita in pillole. Questo attraverso un concetto olistico, non c'è più una formazione che parte prima dalla teoria per arrivare alla pratica, ma parte a secondo delle esigenze, attraverso un giunco che è quello della colleganza al lavoro, alle professioni, alle nuove tendenze. E qui l'università telematica, ma lo dico in generale, svolge un ruolo molto importante perché è diretta, immediata e veloce, riesce a intercettare i reali fabbisogni della società. E questo grande cambiamento sta esplodendo in tutto il mondo, nei paesi anglosassoni era già ormai largamente diffuso, ma in Italia solamente dal 2003, con una norma, con una legge che si chiama la Stanca-Moratti, si è data la possibilità alle statali, alle università statali, ma anche ai privati, di istituire questa nuova modalità, che ha fatto in modo di allargare una base che è stata largamente, diffusamente trattata nel trattato appunto di Lisbona del 2000, in cui si è trovata una netta e diretta correlazione tra l'innalzamento culturale di un paese e il benessere dello stesso. Quindi le università telematiche sono deputate a allargare questa base, a formare tutti coloro che non sono riusciti in età scolare, a formare le persone più adulte, a formare coloro che hanno problemi di mobilità,
a formare i lavoratori. Sì. E questo risultato ha fatto sì che la nostra università, ma un po' tutto il settore, abbia avuto un trend di crescita pari al 20% annuo. Dottore, voglio mettere in linea un altro ospite che però non è con noi fisicamente a proposito di digitale, ma è al telefono da New York, Fernando Napolitano. Ci sente, dottor Napolitano? Sì, molto bene, buonasera. Lei è, allora, Napolitano è amministratore delegato di un'iniziativa, è stato un consulente di lungo corso, è stato capo in Italia di Booz Allen, che è una delle principali aziende globali di consulenza, oggi è promotore e imprenditore di un'iniziativa straordinaria che si chiama Italian Business and Investment Initiative, questo è il cappello principale, poi ci sono alcune derivazioni. Che cosa fa questa azienda? La riassumo in tre parole, poi lo spiegherà meglio lui, perché ha molto a che fare col digitale, con la cultura digitale. Cerca idee innovative, individua, seleziona idee innovative d'impresa in Italia e le incrocia con le opportunità, le disponibilità di investimento produttivo da parte degli investitori statunitensi. Questo in estrema sintesi. Allora, dottor Napolitano, che cosa distingue oggi, cosa marca la differenza tra la digitalizzazione del sistema, dell'ecosistema economico americano e la nostra? E cosa serve per chiudere questo gap che è, diciamolo subito, molto, anzi direi gravemente largo? Allora, innanzitutto noi, diciamo, l'obiettivo principale di quello che noi ci proponiamo di fare negli Stati Uniti è posizionare o riposizionare l'Italia nel segmento di business che le appartiene. Dalla caduta del muro di Berlino in poi e tutta l'epoca della digitalizzazione, l'Italia si è paradossalmente incrementalmente isolata e chiusa su se stessa, cioè la digitalizzazione, cioè la disponibilità continua di informazioni e le traduzioni in italiano hanno dato l'illusione e continuano a dare l'illusione a tutti che noi siamo collegati con il resto del mondo. Ora, per ciò che riguarda gli Stati Uniti, che è quello ovviamente su cui mi concentro, ciò ha aumentato il divario, sì. I numeri come al solito non mentono. Il nostro commercio con gli Stati Uniti è meno del 7% del nostro export totale, cioè 42 miliardi l'anno scorso, e gli investimenti diretti esteri americani da noi sono proprio al lumicino, investono più in Spagna e in altri paesi. Quindi la differenza più marcata che esiste è, punto numero uno, la mancanza ancora in Italia di un mezzo di comunicazione in inglese verso il resto del mondo, cioè nell'epoca digitale l'Italia è silente in rete, mentre vede, dottor Luciano, lo spagnolo è qui una lingua più parlata dell'inglese oramai, sì. L'italiano e l'inglese è la lingua più parlata in Italia, appunto. Basta. Quindi noi, non comunicando in inglese, non parliamo il resto del mondo. La derivata rispetto a quello che stiamo dicendo è che l'importazione delle cosiddette best practice sono aumentate da 12 a 18 mesi, cioè quello che accade qui su fenomeni come big data, e-commerce, eccetera, da noi, se va bene, arrivano fra un anno e mezzo. L'altro dato importante a proposito di informazione continua, c'è da notare che il nostro paese è ancora un paese che non valorizza il Master in Business Administration, o come si è detto MBA, e cioè la capacità di assumere e valorizzare quei ragazzi che vanno attraverso una specializzazione orientata al business. La gestione del business come materia di studio. Esattamente, è come se noi in Italia non andassimo dal dentista col mal di denti ma dallo stregone di turno. Allora, tutte queste cose che poi vanno a incidere sulla formazione, sull'università e sul posizionamento fanno sì che il nostro paese, nell'era digitale, al di là delle infrastrutture, dei numeri, come abbiamo detto, invece di avanzare arretra e si isola, e questo si vede ovviamente anche in questo rimbalzo che non c'è ancora, se andiamo avanti così ci metteremo fino al 2020 e qualcosa per recuperare il prodotto interno lordo del 2016. Però ecco, la sua iniziativa guarda all'esistente in Italia, lo porta all'attenzione del mondo, di chi investe negli Stati Uniti e quindi interviene in maniera, come dire, virtuosissima su un certo numero di casi. Ma se lei dovesse dare un consiglio al nuovo capo dell'agenzia digitale italiana per intervenire sull'agenda digitale, che cosa darebbe? C'è un tema di formazione, per esempio, c'è un tema di formazione però non solo a livello giovanile, perché altrimenti aspettiamo altri 10 anni,
per avere... Guardi, le faccio una battuta per capirci. Seneca era spagnolo, per diventare Seneca è andato a Roma, non è andato a Madrid. Sì. Allora, il problema che noi abbiamo è che se lei lasci perdere Fernando Napolitano, lei guardi Israele. Israele è un paese molto simile a noi, che invece di andare a Londra, che era più conveniente da un punto di vista logistico, è venuto qua. Quindi qualsiasi iniziativa noi vogliamo fare, dobbiamo aprire con persone competenti, che è l'altro vero problema, negli Stati Uniti. Cioè noi oggi, rispetto alle generazioni precedenti che potevano sfruttare per esempio la Fulbright, che era un percorso di formazione che consentiva alle persone di capire come ragiona questo paese, oggi non lo facciamo più, credo che ne diamo 8 all'anno se non sbaglio, noi abbiamo il problema che facciamo tutto da casa e questo non va bene. Israele è presente qui massicciamente e se lei va nella parte bassa di Manhattan, dove succede e si innova tutto, la Silicon Valley di questa parte qui, di questo paese, sì, lei vede la bandiera israeliana e la presenza dello Stato in una maniera significativa. E non è un caso che la maggioranza delle aziende quotate al Nasdaq sia israeliano, non americano. Sì. Quindi il consiglio che io do e che ho dato in precedenza è che noi dobbiamo prendere A, gente capace, che abbia un curriculum che risuoni in questo paese e quindi che abbia rete, abbia conoscenze, e B, che le cose vanno fatte qui per poter fare quell'effetto traino che da casa nostra non riusciremo mai. Grazie mille, buon lavoro e torni a buona giornata americana, visto che per lei è mattino. Grazie. Grazie, grazie a lei. Torniamo in studio a Milano, intanto che ci ascoltano comunque da Roma. Vedete che c'è un problema viene fuori un problema di gap culturale fortissimo, che però appunto al di fuori dei canali istituzionali e deputati della formazione, che sia tradizionale che sia telematica, dovrebbe poter investire anche quella fascia anagrafica sociale che è fuori dalla formazione e oltre, perché si è laureato oppure non si laureerà più e non è formata. Allora qui chiamiamo all'appello tante realtà, i corpi intermedi, l'associazionismo per esempio, se c'è o se non c'è. Chiamiamo all'appello l'informazione, noi dei media, noi stasera qui ci proviamo, però non è che si parli di questi discorsi con tanta facilità, perché o si fa del disfattismo, non funziona nulla, non c'è la banda larga, quindi non possiamo fare nulla, o si fa, io lo faccio spesso, mi piace, giustamente si procede per eccezioni, si racconta il caso di Digital Dictionary, che è una stupenda iniziativa, però è riguardo un giovane imprenditore molto skillato su informatica, che non rappresenta la regola. Quindi insomma c'è tanto da fare, in teoria c'è tanto da fare anche per il legislatore e per il governo. Per esempio questa sfida dell'Italia, dell'agenzia, dell'agenda digitale, quindi dell'agenzia per l'Italia digitale, è tutta da giocare ancora, ne parliamo da un anno e mezzo, non ha mosso una paglia o no? No, è assolutamente vero, però è anche vero che poi può essere un altro escamotage, no? Il legislatore non fa, la burocrazia in Italia è troppo lenta, non facciamo nulla, mentre mi piace il messaggio che diceva poc'anzi, no? Qualcosa si può fare, oggi ci sono aziende che hanno imparato ad innovare, hanno iniziato ad innovare, hanno assunto competenze che potessero aiutare anche il top management, magari l'imprenditore che ha fondato la realtà qualche decina d'anni fa, oggi a farsi aiutare a trasformare, a farsi aiutare a capire come interpretare i social network, come essere presenti sui social network, come gestire la reputazione online, no? Tante aziende hanno ancora paura, non aprono profilo Twitter. Abbiamo fatto la puntata precedente sulla web reputation proprio perché è un temone. È un tema, ormai la reputazione delle imprese e delle persone si forma più sulla rete che sui media tradizionali, sulla pubblicità, quindi si potrebbero fare tante, tante cose. Noi abbiamo il Made in Italy fortissimo, no, in Italia, quindi come potenziale di e-commerce verso l'estero le cose da fare sono tantissime. Adesso stiamo per andare in pubblicità, subito dopo la pubblicità sentiremo ancora per telefono un'altra che esiste molto interessante, poi torneremo dal dottor Iacolino e continueremo il nostro dibattito tra 3 minuti qui nella stanza dei bottoni, subito dopo gli spot. Eccoci di nuovo in linea di studio a Milano, alla stanza dei bottoni, stiamo occupandoci di un tema grande, un tema alto, la cultura digitale, la rivoluzione digitale, qui come coglierla e perché. E nella prima parte del nostro programma abbiamo capito che il perché è veramente una domanda scema, il perché è che se non si coglie la rivoluzione digitale, se un'impresa oggi non riesce a ragionare con una testa digitale, è la rivoluzione digitale che se la mangia, che la travolge. Non è più una scelta, un'opzione facoltativa per essere più bravi degli altri, ma è un obbligo per essere alla pari con gli altri. Poi se una volta
portatisi alla pari degli altri, si riesce anche a eccellere tanto di guadagnato. Abbiamo ascoltato da Roma l'esperienza forte dell'Università Telematica Pegaso, che è in Italia una realtà leader, rappresentata dal fondatore, il presidente Iervolino. Abbiamo parlato qui in studio con la dottoressa Valsecchi del Politecnico e il dottor Cioffi della Cattolica, nonché imprenditori in proprio. Adesso abbiamo in linea un'altra che esiste, molto interessante, e chiamo Ugo Giusino Parodi, ho detto bene penso, Ugo Giusino Parodi, che è il fondatore di Mosaicum. Ci sente? Buonasera a tutti, sì. Allora, riepiloghi lei, perché io so che siete bravissima, riepiloghi lei in sintesi cos'è Mosaicum. Mosaicum intanto è una start-up che ha giovane vita, è siciliana, come il suo accento subito rivelato, e che cosa fate? Allora, sì, Mosaicum è appunto l'azienda che ha vinto negli ultimi 3 anni tutti i premi per innovazione, è stata eletta anche 2 anni fa come migliore startup d'Italia, adesso è un'azienda un po' più strutturata, con uffici un po' a Roma, Milano, Londra, che è nata a Mondello, appunto in Sicilia. Mondello è un posto bellissimo, dove ci sono dei bagni stupendi, si mangia bene il pesce, quindi è un posto che non fa pensare alla Silicon Valley, ma fa pensare alla bella vita. Parli un pochettino più forte, per favore. Sì, assolutamente. In realtà la bella vita, poi magari ne parliamo anche meglio, è molto connessa al digital, al nuovo modo di fare impresa che è legata all'innovazione, per cui anche a un contesto dove la creatività e l'innovazione può essere espressa al meglio. Perché ora magari dico un po' che cosa fa Mosaicum, certo. Ma appunto noi di fatto abbiamo sviluppato un sistema unico al mondo che integra tutto il processo di produzione di un video online, per cui ideazione, realizzazione, distribuzione e monitoraggio su un network di 900 milioni di utenti, per cui i nostri clienti, tutte grosse aziende, diciamo multinazionali, internazionali, si rivolgono a noi per produrre, distribuire e monitorare video online appunto su un network molto, molto importante di utenti. Il tutto lo facciamo dando grande valore alla qualità del contenuto e una distribuzione che non deve essere invasiva, per cui non quei video che diciamo vediamo come invasivi, ma anzi quelli che consigliamo ai nostri amici e che di solito sono i video che apprezziamo quando li troviamo online. Sono dei video di storytelling, dei video di branded content, cioè raccontano storie aziendali che poi quindi qualcuno interessa che vengano circolarizzate. Assolutamente, io l'esempio secondo me più illustre che amo fare è il carosello. Certo. In realtà in Italia nasce la best practice mondiale nel mondo della comunicazione, che come era il carosello, no. Una pubblicità che durava anche 30 minuti, per la quale le famiglie si riunivano davanti al televisore, no, pur di guardarla, che alla fine terminava con il brand, per cui l'azienda che aveva finanziato e aveva prodotto quel contenuto molto interessante. Noi cerchiamo di fare esattamente lo stesso. Prima di tutto ci deve essere, come diceva bene, lo storytelling, un contenuto interessante che venga apprezzato dal pubblico, e poi chiaramente a maggior valore un brand può sicuramente palesare il fatto che è stato lui a proporre quel contenuto, esatto. E magari spesso è legato al prodotto che il brand vuole proporre ai consumatori. Però ciò che rende unica la vostra esperienza non è soltanto il fatto che produciate in digitale, perché quello è ovvio, ma è che in realtà voi assicuriate una distribuzione digitale di questi contenuti a vastissimo raggio grazie alla caratteristica della rete, che è ubiquitaria, cioè attraverso la rete si arriva ovunque, non c'è un problema di illuminazione via satellite o non via satellite a seconda degli accordi con le varie emittenti nazionali, e che poi consente tutta una serie di attività di profilazione e di relazione col pubblico che prima non esistevano, è giusto? Assolutamente sì, diciamo che l'energia che tuttora ci motiva tantissimo e ci motiva nel tenere questa sede a Mondello in Sicilia è quella che abbiamo avuto nella prima campagna che abbiamo fatto in assoluto, quando da Mondello abbiamo raggiunto degli utenti in Giappone, negli Stati Uniti, distribuendo un video. Internet rende accessibile tutto quello che prima non era accessibile, soprattutto da un punto di vista logistico, per cui se 15 anni fa sarebbe stato totalmente impensabile e proprio irrealizzabile gestire da Mondello una campagna con un video che raggiungesse tutto il mondo, oggi è possibile grazie a lui. Web, perché alla fine si può essere in Australia, si può essere negli Stati Uniti, si può essere in Sicilia, diciamo poco stesso. Importa, l'unico limite veramente diciamo oggettivo che ormai è abbastanza superato è quello della banda, se c'è una banda internet rende possibile l'accesso a una rete che ormai è globale. Quindi la buona notizia è che a Mondello avete la necessaria banda per fare questi radio di Dio di lavoro che fate sui video. È stato il
il primo investimento importante che abbiamo dovuto fare. Rimanga in linea a seguirci, perché io volevo chiedere a Jerolino come si può fare, se è verosimile pensare, di proporre, e questo sicuramente voi, ma insomma se è immaginabile a livello di sistema, una specie di non è mai troppo tardi degli analfabeti digitali. Carosello citato da Parodi mi fa venire in mente questo, no? Vi ricordate qualcuno, non della vostra età che siete giovanissimi, però è negli annali della cultura italiana questa mitica trasmissione, non è mai troppo tardi, della RAI dei primi anni, che si incaricava con i risultati epocali straordinari di alfabetizzare i tanti anziani che negli anni 50 non avevano la capacità di leggere e scrivere. Allora, naturalmente è un'iperbole, è un gioco, però c'è la possibilità sensata di fare un apostolato digitale che arrivi a questo, cioè arrivi a proporre a chi capisce che c'è un problema, capisce di avere un problema ma non sa come risolverlo, una formazione di base, anche se ha 46 anni, ammesso che dico, o magari 54. È verosimile, ha un senso, qualcuno ve lo chiede già. No, certo che è verosimile, ma la formazione telematica attraverso il web mira proprio ad allargare la base di tutti quegli utenti che sono, o meglio, che non sono riusciti a conseguire un titolo di studio e che invece vogliono ritornare agli studi attraverso la formazione telematica. E a tutti quelli che soprattutto non hanno una grande alfabetizzazione informatica, c'è anche una technicality, una metodologia per far assimilare questa forma di apprendimento attraverso un tutoraggio costante che quindi crei non solo un'opportunità di ingresso ma anche di risultato, perché una delle logiche che deve far riflettere il sistema universitario moderno, che deve essere più inclusivo, più meritocratico, non si deve arroccare attraverso una posizione autoreferenziale solipistica, ma deve pensare a un'università con una nuova dimensione, aperta, che deve immaginare degli scenari nuovi, deve poter collaborare con i giovani a creare start-up importanti come quella che ha creato Ugo di Mosaicon, deve affiancare i giovani e i meno giovani per poter formarsi durante tutto l'arco della vita. Il progetto Lifelong Learning europeo mira proprio a questo, perché non c'è oggigiorno una competenza presa e assimilata in un determinato periodo che può essere mantenuta se non con lo studio, deve essere cioè manutesa, perché se no dopo 10 anni quella competenza diventa obsolescente e quindi ci può essere un'espulsione nel mercato del lavoro. Guardi, io le dico una cosa, la rivoluzione digitale in atto ormai sta investendo tutti e chiunque ritiene di non essere coinvolto fa un gravissimo errore. Infatti ci sono tante posizioni di reazionari, dei conservatori che mirano a snobbare, io li chiamo gli autistici del web. Guardi, c'è una frase celebre che io cito molto spesso: l'età della pietra è finita non perché sono finite le pietre, ma perché qualcuno ha avuto un'idea migliore. Quindi se oggigiorno tutti quelli che non si approcciano e sposano la rivoluzione digitale resteranno dietro, ma lo dico soprattutto ai giovani che dovrebbero sempre più pensare non a trovare un posto di lavoro, un posto fisso, ma di creare un posto fisso. Quindi le università, ma un poco tutte quelli che sono i deputati a formare gli individui, dovrebbero non anestetizzare in un luogo fisico e inculcare la logica di una formazione solo mnemonica, ma di favorire l'intelligenza divergente, che è quella che poi dà la creatività. Volevo un commento da Ugo Parodi prima di salutarlo. Nel vostro sistema d'impresa, che include secondo me anche i grandi clienti che diventano partner, tutti under 30 o c'è anche qualcuno che tra i 40 e i 50 però ci capisce e che ha capito che bisogna digitalizzare e cavalcare la rete? Rispondo subito con una battuta: la mia principale tester è stata per tanti anni una nonna di 86 anni che usava Facebook e che per esempio guardava delle trasmissioni televisive su internet, appena scoperto il mezzo. Noi abbiamo allora un'età media che sicuramente sta su appunto under 30, perché c'è un tema sicuramente, che è giusto anche dirlo, generazionale.
essendo un mezzo, io dico sempre nuove generazioni, sì, bambini che ora hanno 5-10 anni avranno un utilizzo del web che è 10 anni superiore a quello che potrà essere il nostro, no? E sì, questo è assolutamente un dato oggettivo. Però facciamo per esempio un esempio su non lo so, WhatsApp, una tecnologia che adesso è utilizzatissima dagli over 65, sono quelli che la utilizzano tantissimo per stare in contatto con i loro familiari, no, eccetera eccetera, che si è diffusa in un anno sul, certo, cellulare, per cui uno strumento ipertecnologico, ed è fra l'altro una delle start-up WhatsApp, anche quella più tecnologica, più moderna, in un anno è entrata nelle mani di tutti, certo, di tutti anche, per grazie, cui in realtà l'età non è il fattore discriminante. Grazie di questo incoraggiamento per gli over 50 come me. Grazie, buon lavoro per Mosaico, io approfitto, arrivederci, per salutare anche il dottor Iervolino che cederà la poltrona peraltro a una persona, a un altro imprenditore, a un altro diciamo così esponente della digitalizzazione che è vicino, del dottor Pontrandolfo, di certi passa qualche minuto, ma intanto torniamo, arrivederci e grazie dottor Iervolino. Grazie, arrivederci. Torniamo a Milano, abbiamo sentito due o tre cose belle, vivaci e interessanti e anche confortanti, cioè si può fare, no? Per esempio, l'esperienza concreta dei vostri osservatori del Politecnico, che sono numerosi e anche capillari nell'approccio, racconta un progredire della sensibilità sulla necessità di diventare digitali. Io personalmente so che c'è una patente informatica, sto pensando seriamente di prenderla, io sono ovviamente vivo attaccato al computer, come tutti i giornalisti, anche quelli della mia età. Però passivamente, cioè sono utente, diciamo, disinvolto delle funzioni basiche che mi servono, però non so assolutamente cosa ci sia dietro e forse è ora che dedichi delle ore sistematicamente del mio tempo a imparare. Ecco, una cosa del genere sta succedendo, che voi sappiate? Allora, noi quello che vediamo è una affluenza enorme ai workshop, alle attività, ai convegni che facciamo per parlare di digitalizzazione e una grande fame di best practice, di esperienze di altri per poter imparare, per poter capire cosa si può fare, perché oggi esistono tante barriere, soprattutto culturali, lo dicevamo prima, e quindi il vero fattore da abbattere è proprio quello e vedere esempi nello stesso settore, che sia la grande, la media o la piccola impresa, che ha già fatto qualcosa e attenzione, che ha ottenuto risultati, certo, dalla digitalizzazione, che sia un'efficienza di costi o un aumento dei ricavi, aiuta, sensibilizza le aziende a provare, certo, perché l'approccio oggi con le tecnologie che evolvono così rapidamente è quello di non stare lì a pensare grandi strategie che implementerò poi in 2 anni di tempo, ma bisogna adottare un approccio molto più di sperimentazione, di testing rapido del mercato e poi di correzione in corsa. E questo pian piano sta cambiando. Ecco, io ho una sensazione che volevo confrontare con il dottor Cioffi, cioè che i media tradizionali dovrebbero fare di più, in particolare proprio la televisione. Non parliamo di noi perché ci proviamo, ma parliamo delle reti nazionali generaliste, proprio Rai 1, Rai 2, Canale 5, perché alla fin fine il grande passepartout dell'informazione, diciamo così, extra web è ancora la televisione broadcast, non c'è dubbio su questo, cioè il telegiornale, il TG1 della domenica pomeriggio alle 13:30 è visto 7 milioni di italiani che durante il pranzo domenicale familiare, di solito così, soprattutto nei mesi freddi, accendono la televisione e sentono il TG1. In quel contesto parlare di digitalizzazione e spiegare quanto sia importante, ovviamente in maniera giornalistica, quindi attraverso esempi, attraverso che esistono, potrebbe avere un effetto imitativo straordinario, e questo non accade, come se fossero argomenti astrusi, noiosi, eccetera. Probabilmente una parte del pubblico, diciamo così, forse rimarrebbe indifferente o si infastidirebbe perché potrebbe non capire sulle prime, però fa parte del famoso servizio pubblico. Questo è il mio pensiero, almeno per quanto riguarda la RAI. Ma sì, io sono molto molto d'accordo e soprattutto abbraccia quel tema molto importante che è emerso stasera, cioè di una formazione continua in vari momenti, anche la televisione, voglio dire, no? È una di quelle occasioni per garantire una formazione costante nel tempo. Io quello che nella mia esperienza personale, quello che mi sono trovato a vivere periodicamente è quello di persone che venivano da me e mi dicevano: ok, la formazione, però tu mi formi oggi, ma fra 6 mesi io sono punta da capo perché qualcosa nel frattempo no, è cambiato di nuovo. Mi alzo la mattina, vado su LinkedIn, informazione, vado sui giornali, informazione. Solo per scegliere la fonte a cui attingere devo perdere tempo, io tempo non ne ho.
E allora noi per questo siamo passati da una formazione ad un aggiornamento professionale raccontando una storia. Certo. Perché la storia ha un valore emozionale che consente di apprendere meglio. E apprendere, tra l'altro, periodicamente. Noi non raccontiamo più informazioni, raccontiamo storie per raccontare il digitale. Infatti. Quindi attraverso le storie involusiamo. Noi abbiamo quest'anno raccolto, noi ogni anno ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire quali sono i trend più importanti del digitale. Quest'anno abbiamo raccolto 190 trend, che sono tantissimi. E ogni giorno io ho due persone che lavorano con me che vanno a raccogliere tutti i trend che possono essere agganciati a questi 190 trend, li mettiamo insieme e raccontiamo una storia che con un portale di content curation andiamo a raccontare agli imprenditori che non hanno tempo, perché? Ma hanno bisogno, sono consapevoli del loro bisogno di andare avanti giorno per giorno. E raccontiamo un'altra storia tornando a Roma, certo. E cioè la storia di che ci racconta Domenico Pontrandolfo, che vedo, eccolo qua, collegato, presidente di Certipass. Buonasera, ciao, grazie di essere buonasera. Con allora innanzitutto, cosa fa Certipass? Buonasera, è una società grazie. Collegata al sistema Pegaso, mi pare di capire, mi corregga se sbaglio, e che cosa fa? Fa una cosa sì, è uno molto... spin-off dell'Università Telematica. Fa una cosa molto ingranata col Pegaso, tema della sì. formazione, giusto? Sì, noi ci occupiamo di diffondere la cultura digitale in riferimento alle competenze chiave europee e al principio del lifelong learning. Siamo presenti in Italia dal 2006, siamo autorizzati a livello internazionale per certificare le competenze informatiche, quindi l'utilizzo corretto del computer e quindi le buone prassi dell'informatica. Il nostro certificato è spendibile. Ecco. Stavo chiedendo proprio quello, i certificati che voi lasciate sono spendibili in quali sedi, a quali fini? Allora, la nostra certificazione, trattandosi di certificazione delle competenze informatiche, sono spendibili nell'ambito e in tutti gli ambiti concorsuali. Partiamo dai concorsi per carabinieri, concorsi nell'ambito Ministero dell'Interno, della Difesa, ma in particolar modo ci stiamo affacciando anche, proprio perché facciamo parte di questa trasformazione culturale nell'ambito digitale, anche nel mondo della scuola. Tant'è che il Ministero, negli ultimi bandi, il Ministero della Pubblica Istruzione, negli ultimi bandi ha voluto fortemente che tutti i docenti conseguissero certificazioni informatiche, proprio perché attestare le competenze informatiche e spenderle nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro e quindi organizzare delle lezioni non più tradizionali ma anche interattivi con l'utilizzo della lavagna interattiva multimediale, che è un progetto che rientra anche nel decreto della buona scuola. Ecco, la interrompo un attimo solo per dire un'esperienza personale. Mio figlio, che sta guardando si attorno per l'università da scegliere, ha scoperto che per la Bocconi, citiamo una terza università non rappresentata qui, ma importantissima, poi fa specialmente super specializzata in economia, nei titoli richiesti e ammessi a valore per la selezione all'ingresso c'è anche la patente informatica, e questa è una cosa che io non sapevo e che ritengo rientri tra quelle che voi certificate o no? Sì, rientra in quanto il nostro certificato è riconosciuto anche nell'ambito universitario, esatto. Nel senso che conseguendo la nostra certificazione e passaporto informatico europeo, l'EIPAS, si ottengono esatto. dei riconoscimenti in crediti formativi universitari, che non solo è la certificazione di base per entrare in università, ma addirittura con il proseguo degli studi, gli esami di informatica esatto. vengono equiparati grazie al riconoscimento dei crediti formativi universitari. Quante ore di studio? E tra lezione e studio diciamo individuale occorrono per conseguire la patente base? Allora, il nostro è un ente di certificazione delle competenze informatiche, quindi... noi non ci occupiamo di costi di formazione, abbiamo una rete. Più o meno un'alfabetizzazione informatica richiede la frequenza di un corso che sia online o frontale di almeno di 80 ore. Quindi una cosa seria, però non proibitiva, perché poi alla fine 80 ore può sì. essere un programma realisticamente superabile in 3-4 mesi, cioè sostanzialmente no, direi che parlando di alfabetizzazione informatica,
è un corso accessibile a tutto, parliamo da ragazzini da 9 a 13 anni anche a persone più adulte, che in avanzamento di carriere la pubblica amministrazione richiede anche certificazioni informatiche, ecco, anche quindi, appunto per quindi ci avanzamento sono anche di carriera. Istanze di età media più alta, insomma, tra coloro che vengono da voi a farsi esaminare per prendere il certificato ci sono anche degli over 50, sì? Beh, pochi. Questo sicuramente sì, tant'è che siamo in collaborazione con diversi ordini, parliamo di ordini di avvocati, commercialista, che richiedono la certificazione delle competenze informatiche facendo riferimento ai crediti formativi spendibili nell'ambito professionale e quindi riconosciuti nell'ordine per esercitare la professione, anch'essi sono obbligatori. Un'ultima cosa, poi la salutiamo. State crescendo, ve lo dico non solo per augurarvelo, come impresa, ma perché se voi crescete, sì, se c'è più gente, sempre più gente che vi chiede la certificazione, è segno che c'è sempre più gente che capisce che è importante. State crescendo in maniera significativa o no? Sì, noi siamo partiti nel 2006 con appena 300 centri, oggi nel 2015 contiamo 2300 sedi in Italia tra scuole, centri di formazione e università e siamo anche in procinto di aprire attività all'estero, siamo già presenti in Albania, in Kosovo, in Uruguay, in Argentina, in Brasile, Messico, quindi la diffusione della cultura digitale è parte integrante anche della nostra crescita. In bocca al lupo e grazie di essere stato con noi. Allora torniamo a Milano e cerchiamo di dare una sintesi, grazie, una sintesi che sia anche prospettica. Mettiamoci nei panni di un telespettatore di 50 anni che percepisce questo disagio di essere analfabeta digitale e che vuole colmare il gap. Allora, che cosa diciamo? Che si può fare, che lo deve fare? Che è cambiato il modo di cambiare e quindi è questa la mia battuta. Cambiare, sì. Sì, è cambiato il modo di cambiare e deve cambiare anche il modo di apprendere, con sicuramente più stimoli. Cioè oggi secondo me è più semplice apprendere perché il web ci offre una ricchezza di stimoli. È più semplice, però è continuo. È continuo. Non è mai finito. Esatto, non è mai finito. No. Quindi non è una cosa che faccio una volta nella vita e poi dopo me la porto avanti nel tempo, voglio dire. Certo. Non vivo sugli allori, non posso vivere sugli allori. Assolutamente no. Per esempio il Politecnico, questa è una cosa che volevo dire da prima, mi viene in mente adesso. La ricchezza di osservatori che voi avete messo insieme, quanti sono? Una trentina? Più di 30. Più di 30. Già denota, no? Sono tutti osservatori dell'ambito alta tecnologia, nuove tecnologie digitali. Denota anche la incredibile sfaccettatura di questo mondo. Quindi diciamo la verità, è un po' come prendere la patente dell'automobile. Poi tra prendere la patente B classica e riuscire a guidare un tiro, una Formula 1 o anche una moto da gran premio, ne corre. Quindi è proprio fondamentale. Voi in questo, ecco, ricollegandomi a quello che diceva Cioffi, la proposta di Politecnico è in questa stessa direzione, avete anche master, corsi per, diciamo così, colletti bianchi per over 50, fate anche questa attività? Sì, sì, ci sono corsi di tutti i tipi, ci sono corsi più manageriali, ci sono corsi più anche brevi, di poche giornate, per formarsi su tematiche verticali molto specifiche, ci sono corsi per start-upper, ci sono corsi ovvero per imprenditori giovani che vogliono capire però poi come costruire realmente un business model sulla propria idea o viceversa per persone anche uscite purtroppo in molti casi dal mondo del lavoro in questa situazione e che vogliono però mettersi in gioco e quindi provare a ripartire, a costruire una propria start-up, una propria idea. Come diceva giustamente, i temi però delle tecnologie sono tantissime, quindi poi la specializzazione diventa fondamentale, quindi oggi si parla di e-commerce ma si parla anche di fatturazione elettronica, è già partita la fatturazione elettronica obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, si parla di mobile, quindi cosa vuol dire sviluppare un'applicazione, essere in dialogo con i propri consumatori, si parla di gare online, quindi le sfaccettature sono infinite. Signori, abbiamo raggiunto il tempo a nostra disposizione, io vi ringrazio moltissimo, siete stati preziosi e anche, diciamo così, garbati nell'accompagnare questo spettatore virtuale, che poi in effetti c'è, che magari non ha un nome, un volto solo, che appunto è attento, interessato a questi temi, però non li conosce ancora e vuole essere in fondo stimolato ma anche incoraggiato. Mi pare che l'abbiamo fatto. La rivoluzione digitale è qui, o la cavalchiamo o ci
lasciare indietro, e non possiamo più permettercelo. Continueremo a parlarne di quando in quando qui nella stanza dei bottoni. Grazie ancora a tutti voi che ci avete ascoltato da casa, grazie ancora a Marta Lassecchi e Andrea Cioffi qui a Milano, e appuntamento alla settimana prossima sempre nei nostri studi.